Proprio così, c'è un'operazione, una maxi operazione a cura della Guardia di Finanza di Palermo, operazione Schiticchio, maxi sequestro di beni per 150 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore. Noi ne parliamo insieme al comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Palermo, Gianluca Angelini. Buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi. Intanto, questo soggetto è la dimostrazione che la mafia si fa sempre di più imprenditrice? Assolutamente sì, l'importanza di questa operazione consiste proprio nel fatto che si inserisce all'interno di una delle principali direttrici operative nella strategia di contrasto agli interessi economico-finanziari di Cosa Nostra, in quanto è veramente fondamentale cercare di ricercare, individuare e sterilizzare, colpire l'operato di quelli che definiamo imprenditori collusi con la mafia, cioè coloro che dal rapporto illecito di reciproco interesse con l'organizzazione criminale ricavano proprio la forza per affermarsi sul mercato alterando le regole della sana e della leale concorrenza. Quindi il messaggio che deve passare è che fare affari cercando o accettando l'appoggio della mafia è una scelta perdente oltre che illegale. In maniera più o meno diretta ad essere colpita è la famiglia mafiosa di Bagheria. Al centro di questa operazione diverse strade, non solo le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, ma anche alcuni aspetti non di poco conto, quali quelli di evitare il pagamento del pizzo grazie alla mediazione mafiosa. Sì, l'indagine è stata molto complessa perché abbiamo cercato di ricostruire tutte le fasi dello sviluppo dell'impresa che è storicamente attiva in questo settore, perché è stata costituita addirittura alla fine degli anni 60, focalizzando l'attenzione proprio su quei momenti di espansione commerciale per verificare appunto anche la giustificazione dei capitali impiegati. E queste indagini, che hanno valorizzato anche le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, effettivamente hanno fatto emergere proprio l'importanza determinante che ha avuto Cosa Nostra nello sviluppo imprenditoriale dell'attività di impresa, perché questa attività ha potuto beneficiare appunto nel corso della sua attività economica della classica modalità operativa tipica dell'associazione mafiosa, sia per acquisire ulteriori punti vendita e quindi acquisire quote di mercato, sia per estromettere soci indesiderati, per scoraggiare la concorrenza anche tramite atti di intimidazione violenti, risolvere i rapporti di lavoro con i dipendenti che si potevano creare o ancora, come diceva, andare esenti dal pagamento del pizzo, soprattutto nella zona di Bagheria, che era la famiglia mafiosa di riferimento, ma ottenendo anche l'intervento della famiglia mafiosa per contrattare la messa a posto richiesta da altre famiglie palermitane. Voi, tra l'altro, durante le indagini avete anche rilevato un forte sviluppo e un incremento cospicuo del volume d'affari. La società è arrivata anche a fatturare oltre 80 milioni di euro soltanto in un anno? Sì, esattamente. Noi abbiamo, come le dicevo, ricostruito tutto lo sviluppo imprenditoriale, le fasi di espansione economica dell'attività e abbiamo rilevato proprio che in momenti determinanti della fase di espansione commerciale c'è stato l'intervento di esponenti mafiosi che hanno di fatto aiutato l'impresa a trasformarsi da un'attività a carattere familiare in una realtà a grandissima espansione commerciale, che è passata da un volume d'affari di circa 5-6 milioni di euro all'inizio degli anni 2000 fino all'ultimo volume d'affari del 2019, che supera gli 80 milioni di euro, rappresentando una delle più importanti realtà economiche della provincia di Palermo. Questi alcuni dei particolari dell'operazione Schiticchio, portata avanti dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo. Ringraziamo il comandante Gianluca Angelini. Buona giornata. Grazie. E buon lavoro. Grazie a voi, a presto.